Quando pensiamo ai Pokémon, in genere ci vengono in mente dei mostriciattoli colorati, un mondo fantastico e divertente a prova di bambini, il vero pubblico del brand più importante al mondo. Chi conosce però la serie nel profondo, saprà che alcuni Pokémon hanno un lato oscuro, anche se a prima vista può non sembrare così, ma basta dare un'occhiata al Pokédex per rendersi conto di quanto le descrizioni di alcuni mostriciattoli siano davvero spaventose. Ed è una costante del brand, l'abbiamo visto anche con il nuovo Grivard, che secondo il Pokédex può assorbire l'energia vitale di chi gli sta attorno. Curiosi quindi di scoprire quali altre descrizioni inquietanti si nascondono nel Pokédex? Allora non perdetevi questo nuovo episodio di Oscuro Tuffo, che arriva proprio al momento giusto. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Oscuro Tuffo. Prima di addentrarci nelle oscure descrizioni di alcuni mostriciattoli, vi chiedo come sempre di lasciare un like, commentare, condividere e seguirmi anche sul mio profilo Instagram. In questo terzo episodio parliamo direttamente dei Pokémon e su quanto alcune di queste creature in alcuni casi siano davvero spaventose, stando a quanto afferma il Pokédex. Le descrizioni che ho inserito sono di due tipologie. La prima tipologia è quella che descrive il comportamento aggressivo e crudele che hanno alcuni Pokémon quando cacciano. Quasi tutti i Pokémon infatti mangiano altri Pokémon per vivere e si tratta delle descrizioni più comuni, il che non sorprende dato che sono basati sugli animali e diversi animali usano tecniche di caccia piuttosto crudeli, anche se non possiamo definire crudele un animale. La verla piccola ad esempio è un piccolo uccello carinissimo che caccia le sue prede infilzandole su spine di rovi o rametti appuntiti, tanto da meritarsi l'appellativo di uccello impalatore. Ecco, tanti Pokémon, all'apparenza carini e tranquilli, fanno di peggio. La seconda tipologia riguarda invece l'ispirazione di alcuni Pokémon, in alcuni casi creature inquietanti, richiamate dalle descrizioni del Pokédex. Quindi, insomma, ecco quali sono quelle più disturbanti. Phantump, Pokémon ceppo. Ceppo di un albero in cui alberga lo spirito di un bambino smarrito nel bosco. Il suo verso è simile a un grido sinistro. Emette un pianto simile a quello di un bambino per attirare gli adulti nel cuore della foresta e farli perdere. Quello che può sembrare un Pokémon spettro adorabile, a quanto pare non è altro che lo spirito di un bambino che dopo essersi smarrito nella foresta è divenuto una creatura triste e sofferente. La situazione di questo triste Pokémon non migliora con l'evoluzione. Trevenant, Pokémon albero antico. Gli esseri umani lo temono perché mangia chi abbatte gli alberi. Tuttavia è sempre gentile con i Pokémon che vivono nei boschi. A quanto pare il povero Phantump con l'evoluzione diventa piuttosto rancoroso e attaccato a quella che è diventata la sua nuova casa, attaccandosi ad essa talmente tanto da divorare chiunque cerchi di danneggiarla. Una cosa risaputa, i taglialegni infatti si portano dietro dei Pokémon di tipo fuoco per proteggersi dalla minaccia. Inquietanti anche le descrizioni di Attrem, Pokémon quiete, e Attarini, Pokémon silenzio. E la tipologia del Pokémon è tutt'altro che pacifica ed assume un altro significato quando si leggono le descrizioni. Attrem, se qualcuno esterna emozioni troppo forti, lo affronta immediatamente e lo mette a tacere senza tanti convenevoli. Attarini è conosciuto anche come maga del bosco. Se qualcuno fa troppo chiasso, rischia di essere fatto a pezzettini dagli artigli del suo tentacolo. Questi due Pokémon, insomma, sono tutt'altro che pacifici e pronti a fare a pezzi chi esterna emozioni troppo forti o chi fa troppo rumore. Un Pokémon che invece è l'esempio di quanto possano essere spaventosi questi mostriciattoli quando cacciano e mangiano le loro prede è Gorybis, Pokémon submarino. Nonostante Gorybis sia il ritratto dell'eleganza e della bellezza in nuoto, è anche molto crudele. Quando scova una preda, la perfora con il muso appuntito e la dissangua totalmente. Un comportamento simile a quello di Gliscor, stando la sua descrizione in Leggende Pokémon Arceus. Gliscor, Pokémon scorpidente. Solca le nubi con ali corvine senza produrre rumore alcuno, per di poi azzannare coi canini affilati la gola delle prede. Non è pago finché non ne prosciuga le vene. Da questa descrizione il Pokémon risulta molto diverso dall'amichevole Gliscor visto ad esempio nell'anime. Anche Frillish, quando caccia, è decisamente spaventoso. Frillish, Pokémon fluttuante, paralizza la preda con il veleno e la porta nella sua dimora a 8000 metri in fondo al mare. La cosa più inquietante è che abbiamo anche visto i Frillish cacciare. In New Pokémon Snap li possiamo infatti osservare mentre trascinano la loro preda nell'oscurità. E sembra quasi una scena affettuosa, ma sappiamo che non è così. Arriviamo invece a Palossand, un buffo ed innocuo castello di sabbia? Tutt'altro. Palossand,
Pokémon Castelsabbia. Ognuno dei suoi granelli ha una volontà propria. Inghiotte vivi Pokémon più piccoli e ne ruba l'energia vitale. Succhia energia vitale dalle vittime e ne seppellisce le ossa rinsecchite sotto il castello. Le spiagge di Alola, rinomate per la loro bellezza, non sembrano essere un posto tanto sicuro, né per i Pokémon e nemmeno per gli umani. E sempre ad Alola bisogna stare lontani anche dagli Araquanid. Araquanid, Pokémon bolla d'acqua. Usa la bolla d'acqua sulla testa per dare delle testate. I Pokémon di piccola taglia vengono direttamente intrappolati nella bolla e affogano. Conserva le cose importanti nella sua bolla d'acqua. Potrebbe provare a metterci anche il suo allenatore, se questo non sta attento. La seconda descrizione del Pokémon si interrompe qui e sembra quasi un avvertimento. Ma cosa succede se l'allenatore viene inserito nella bolla di Araquanid? È comunque un predatore e potrebbe finire col mangiarlo. Sembra piuttosto pericoloso anche Victreebel, Pokémon moschivoro. Vive in grandi colonie nel cuore della giungla, ma nessuno è mai tornato da lì per raccontarlo. Questo spaventoso Pokémon, simile ad una pianta, attrae le prede con un miele profumato e se le scioglie in bocca. Gudra invece è un Pokémon abbastanza tranquillo. Le sue descrizioni del Pokédex lo definiscono come un drago amichevole, ma non è la stessa cosa per Sliggo nella sua forma Kalos. Sliggo, Pokémon mollusco, rimedia la mancanza di denti spruzzando un potentissimo liquido corrosivo sulle prede per scioglierle e berle come un succo. A volte non riesce a distinguere bene le prede dagli amici e se ha fame può capitare che cerchi di sciogliere un alleato per mangiarselo. Respinge i nemici secernendo un liquido vischioso, in grado di sciogliere qualunque cosa. I suoi occhi hanno subito una degenerazione che lo ha reso cieco. Sliggo insomma è un'inquietante lumaca cieca che scioglie le sue prede e che di tanto in tanto finisce col mangiare i suoi stessi alleati per sbaglio. Ci sono però anche Pokémon estremamente protettivi nei confronti degli umani, in maniera inquietante. Gardevoir, Pokémon abbraccio. Quando il suo allenatore è in pericolo, usa tutto il suo potere psichico per creare un piccolo buco nero. Drampa, Pokémon tutta calma. Se i bambini con cui ha fatto amicizia vengono maltrattati, cerca la casa dei responsabili e la riduce in cenere. Anche Beware è un Pokémon tutt'altro che carino. Beware, Pokémon forte abbraccio. Ha il vizio di abbracciare gli amici con una forza disumana. Le sue fusioni hanno un effetto distruttivo sulle ossa del proprio allenatore. La sua devastante forza fisica lo rende estremamente pericoloso, tanto che di solito è vietato l'accesso alle zone in cui vive. Questi mostriciattoli, pur di difendere le persone a cui tengono o per dimostrare affetto, diventano essi stessi causa di distruzione o di dolore. Tra i Pokémon spettro invece si nascondono le descrizioni più inquietanti, come quella di Frozless. Pokémon suol nevoso. Congela con il suo alito glaciale gli esseri umani e i Pokémon che gli piacciono e li usa per decorare la sua tana. Una descrizione degna del miglior film horror, che trova giustificazione nella spaventosa ispirazione di questo Pokémon. Basato su uno yokai dalle sembianze femminili, noto come Donna delle Nevi, una creatura che congela le sue povere vittime. Raccapricciante anche il comportamento di Cofagrigus, Pokémon Vara. Si dice che inghiottisca le prede che gli si avvicinano e le trasformi in mummie. Gli piace mangiare le pepite d'oro. E non so se avete mai visto come cammina Cofagrigus. Lo fa su quattro zampe e sembra un grosso ragno sarcofago. Cacturne è altrettanto inquietante, se non di più. Pokémon noto come Spavento. Se un viaggiatore passa attraverso il deserto nella notte tenebrosa, un gruppo scomposto di Cacturne lo segue. Poi attende pazientemente che il malcapitato sia esausto e incapace di muoversi. L'idea di ritrovarsi nel deserto di notte è già di per sé spaventosa, ma immaginare di essere inseguiti da un gruppo di grossi spaventapasseri lo è sicuramente di più. Soprattutto perché sono spaventapasseri, oggetto da sempre di storie dell'orrore. Proprio dalle storie dell'orrore, nel mondo dei Pokémon esistono anche gli zombie, come nel caso di Parasect, Pokémon fungo. Parasect è controllato da un fungo ancora più grosso del suo corpo. Diffonde spore velenose. La parte essenziale di questo Pokémon, praticamente morto, è costituita dal fungo sulla sua schiena. Se si stacca, non può più muoversi. Il povero Paras, con l'evoluzione, perde totalmente il controllo del suo corpo, diventando appunto uno zombie.
Porygon Z invece è un Pokémon che nasce da un errore dell'uomo. Come le sue pre-evoluzioni, è un Pokémon artificiale, ma a differenza di questi è difettoso, come afferma il Pokédex. Gli è stato aggiunto un software volto a migliorarne le prestazioni, ma per qualche motivo ha iniziato ad agire in modo strano. Tutto questo è reso evidente dai movimenti del Pokémon, scattosi e bizzarri, ed il suo sguardo completamente vuoto. Se si decide di usare il dubbio disco su Porygon 2, si rovina irrimediabilmente il Pokémon. Ma c'è una descrizione in particolare più inquietante di tutte, ed è quella di Hypno. Hypno, Pokémon ipnosi, fa addormentare chi incontra, assaggia i suoi sogni e, se sono di suo gradimento, se lo porta via con sé. Ha con sé una sorta di pendolo. Una volta, per errore, si è portato via un bambino che aveva ipnotizzato. La cosa più disturbante è ovviamente quella legata al bambino. Ed in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, è presente anche una quest dove bisogna proprio salvare una bambina da un ipno. Questo Pokémon è forse quello associato maggiormente alle creepypasta, e ne ha una dedicata, dove il Pokémon viene descritto come una creatura che, come un magico pifferaio, porta via i bambini. Siamo arrivati alla conclusione di questo terzo episodio di Oscuro Tuffo. Spero vi sia piaciuto e che quelli più impressionabili non si siano spaventati troppo. Ora fatemi sapere quali descrizioni avete trovato più inquietanti e ditemi se ne conoscete di ancora più spaventose. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo in un prossimo video. E mi raccomando, prestate attenzione alle descrizioni del Pokédex dei vostri Pokémon.